Il Presidente della Repubblica ricorda il Vajont a 55 anni dalla tragedia. L'Italia non dimentica, gli standard di sicurezza delle opere pubbliche devono essere sempre garantite, dice il Capo dello Stato. Simona Sala. Bisogna sempre garantire gli standard di sicurezza delle opere pubbliche, garantirli al massimo livello e assicurare l'equilibrio ambientale. Questo significa tutelare i cittadini. Il Capo dello Stato lo sottolinea con parole forti a 55 anni dal disastro del Vajont, quando milioni di metri cubi di roccia crollarono sull'invaso a Monte della Diga e un'ondata gigantesca cancellò l'intero paese di Longarone. Morirono quasi 2.000 persone. La più grande sciagura d'Europa causata dall'uomo. Tante morti e distruzioni potevano essere evitate, ricorda Mattarella, e questo anniversario risuona come un ammonimento per l'oggi, scrive. La sicurezza del territorio, delle infrastrutture, sui luoghi di lavoro e di studio è parte integrante dei diritti della persona. Garanzie, controlli, vigilanza sono inderogabili. Un richiamo ancora più significativo dopo l'ultimo drammatico disastro in Italia, quello del Ponte Morandi. Ci uniamo in ricordo delle vittime, scrive il Presidente, che sollecita un'assunzione di responsabilità anzitutto delle istituzioni a tutti i livelli. Ma Mattarella si rivolge anche alla società civile, scienziati, tecnici, gli operatori industriali. Lavorare insieme per garantire la sicurezza della collettività, per seguire gli interessi del Paese. La piaga degli incidenti sul lavoro.